Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno e bentrovati. Saluti da Coop, ragazzi, una mattinata dove pensate ci sarà un punto vendita che lancerà una sfida a un altro punto vendita, ma non è quello di questa mattina, insomma, tutta una storia dietro. Prima di ogni cosa, però, vorrei assolutamente ringraziare Giulio Bonomo, ovvero Ipercoop della Mirandola, nella persona proprio del caporeparto, Giulio Bonomo, perché guardate. Mi hanno fatto riavere questa splendida mascherina con la bocca, col sorriso. Lo diciamo sempre che si parte col sorriso. E insomma, sono stati davvero carini. Quindi un bacio, grazie davvero. Non vedo l'ora di mettermela fuori. Adesso in casa non posso tenerla, ovviamente, ma insomma, grazie, grazie davvero col cuore. Ma adesso dicevo, partiamo subito perché questa mattina due le regioni con voi, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Allora, per quanto riguarda l'Emilia Romagna, una new entry con appunto Forlì i Portici, quindi insomma entreremo in questa bella realtà lavorativa fatta di grande attività, di grande voglia di esserci sempre con il sorriso. E il grande ritorno appunto di Sacile, Friuli Venezia Giulia, sono carichissimi, sono loro che lanceranno la sfida. Ma vediamo subito se è pronto il collegamento. Vediamo Confermato. allora chi abbiamo. Ecco, le abbiamo tutte e due, le nostre due belle protagoniste, Buongiorno. anzi tre protagoniste, perché ragazzi Ciao, il gruppo ciao, di ciao. Sacile è un gruppo scatenato. Grazie Sacile, torno a dire appunto abbiamo Nadia e poi ci presenterà anche chi ha insieme a Certo. lei e grazie ovviamente a Forlì i Portici nella Grazie a persona di voi. Stefania. Grazie, grazie davvero per essere qua. Grazie. Allora, ragazzi, beh, innanzitutto la parola subito, facciamo così, partiamo, se sei d'accordo, un attimo, Stefania, con Nadia, nel senso che ci eravamo lasciati, c'era anche la Sì. canzone, no? Ci eravamo tanto amati, ecco, ci eravamo lasciati un po' di tempo fa, Nadia, con una Certo. puntata introduttiva, insomma, dove parlavate di tantissime cose, attività che fate, eccetera. Facciamo una cosa, non dico niente, facciamo il nostro dove eravamo rimasti con Non si Sacile. sente. Avete avuto la bella Allora, idea di praticamente, beh, creare intanto insieme a lei questo c'è Laura, che è seminario la mia libri, amica. dico Sì. bene, un'attività molto carina. Di che cosa si tratta? È praticamente il book crossing e chi vuole ci dona dei libri, chi vuole praticamente invece prende dei libri da leggere. I clienti avevano la possibilità comunque di riuscire a reperire dei libri e anche, cioè, passare in modo un po' più gradevole, diciamo, la Certo. quarantena. O ci dicono, ma lievito ce l'avete? Cioè, e quando trovano un pacchetto da 500 è come veramente se avessero trovato una pepita. Un'ora che dopo 40 anni di onorato servizio va in pensione. Cosa le mancherà di Coop? Il rapporto con la gente, quello ti manca, ecco, perché finisce tutto. Certo, beh, insomma, però rimarrai sicuramente nei ricordi di tutte le persone che ti hanno conosciuto e poi continuerai a essere appunto socia e cliente Coop. Sembrate le Charlie's Angels. Anzi, di Ma quattro, infatti come io si è volevo aggiunta dire uno. una cosa, che la forza secondo me del punto vendita di Sacile è il fatto di far sentire i clienti a casa, ma soprattutto sono i colleghi la forza di Sacile, perché secondo me sono loro che rendono il negozio unico. Allora, hai visto Stefania come avevamo iniziato con Sacile la volta scorsa? Beh, io ti vedo circondata dai bellissimi fiori. So che anche voi avete una grande forza, perché insomma sono tantissimi anni che siete comunque un riferimento per il comune di Forlì. Sì, esatto, il nostro negozio è su Forlì, uno dei tre punti vendita Sta che ci sono nel dicendo, nostro sta presentando. territorio e quindi in questo contesto noi siamo un po' il punto di riferimento per la spesa settimanale del forlivese, che vede in Coop un punto importante per la serietà dei nostri prodotti, anche per la qualità dei prodotti a marchio Coop. Quindi siamo un negozio che ha un bar che in questo momento è ancora chiuso, ma che ha una cucina dove produciamo un sacco di piatti, quindi siamo una realtà bella, grande e importante in questo territorio. Ecco, fra l'altro stanno già arrivando, io ricordo sempre di attivare le notifiche, ma stanno già arrivando tantissimi messaggi, vi salutano un po' da tutte le parti d'Italia. Stefania, dicono bellissima Stefi, leggo, poi buongiorno, ancora una volta buongiorno Sacile, insomma veramente. E mi piace anche questo feedback che ovviamente è costante ormai tutte le mattine, quindi davvero il nostro grazie a tutti quanti voi. Ma siamo ancora un attimo appunto su Forlì, senti, iniziamo già a far venire un po' di fame, anche se ancora un po' presto. Io so che fra le varie specialità, vabbè, certo, abbiamo la subito sdoganata piadina, che devi sapere, Stefania, sono riuscita con fatica a
a farci dare, a farmi dare la ricetta. Quindi abbiamo anche noi la vostra piadina romagnola, la ricetta, però la cosa migliore è venirla poi a gustare direttamente sul campo. Sul campo. Però non c'è solo la piadina, siete molto forti anche nei famosi cappelletti. Raccontaci un esatto, po'. Esatto, allora Forlì ha la tradizione del cappelletto non in brodo, ma del cappelletto asciutto col sugo. E quindi qua capita che anche a Natale le nostre clienti sono tutte affaccendate a preparare ripieni per fare i cappelletti. E la tradizione di Forlì vede il ripieno del cappelletto con il ravvigliolo, perché a pochi chilometri da Forlì c'è Forlimpopoli, che è un altro paese, che è dove è nato l'Artusi, il famoso gastronomo. E quindi dalla ricetta dell'Artusi il ripieno del cappelletto da queste parti si fa con questo formaggio semiduro, un po' salato, che contribuisce a rendere il ripieno caratteristico di questa zona qua. Quindi abbiamo il cappelletto con il sugo, diversamente magari da il riminese che può avere il cappelletto in brodo come punto fermo, ma qua si fa il cappelletto fatto in casa con ragù, quindi è proprio la ricetta dell'Artusi specifica. Quella proprio specifica, esatto, dell'Artusi, qui chissà quante curiosità, quante domande vi fanno proprio su ogni ripieno, ma torneremo su queste vostre specialità. Adesso andiamo di nuovo invece a sacire, quindi Nadia, vedo bellissime mascherine ancora una volta, volete farmi concorrenza con la mia, col sorriso, visto, capito, questa ormai è diventata una gara tra mascherine. Con chi sei, Nadia? Chi hai vicino a te? Non so se mi ha sentito, però è bella questa immagine, perché insomma, guarda, vedo queste belle mascherine, ci stanno guardando, potremmo rimanere così a guardarci negli occhi. Nadia, mi senti? Stanno provando a livello tecnologico, giustamente, ma insomma, d'altra parte, ragazzi, ci stiamo tutti quanti un po' reinventando in questa nuova normalità. Cosa dici, Stefania? Tutto un po' nuovo. Siamo ancora un attimo sulle vostre grandi, io le chiamo un po' parole chiave, importanti. Certo, specialità sì, e domande quindi che vi fanno proprio in merito ai cappelletti, ma non solo. Poi insomma siete molto forti anche per quanto riguarda un'attività molto bella, i brutti ma buoni, che vanno a contribuire, dico bene, alla mensa, alla mensa dei esatto, poveri di San Francesco. Alla mensa dei poveri della comunità di San Francesco. Sono diversi anni che i volontari della San Francesco vengono quotidianamente qui da noi a ritirare i prodotti che non sono scaduti, ma sono ancora utilizzabili, ma magari non proprio bellissimi da vendere, o delle confezioni che si sono strappate, che quindi il cliente non comprerebbe. E in questo modo noi contribuiamo un po' con tutti i reparti del negozio ad aiutare il parroco, che praticamente dà i pasti a chi non ha la possibilità di avere un pasto altrimenti nella giornata, nella propria comunità di San Francesco. E questa è una cosa che ha creato anche un bel rapporto, perché loro a Natale ci mandano i ringraziamenti, e quindi è una cosa quotidiana proprio con anche i volontari. Certo, bello questo. Sui ringraziamenti però, Stefania, torneremo, perché so che hai un altro aneddoto molto molto bello da raccontarci, da farci raccontare dal tuo vice. Allora, vediamo invece adesso se il collegamento con la nostra Nadia, quindi con Sacina. Ci siamo. È pronto? Ecco, perfetto, ci siete? Dicevamo, allora, abbiamo parlato un po' delle specialità di Forlì. Restiamo invece ancora su... Beh, innanzitutto diciamolo subito. Siete voi che avete lanciato una sfida, ma a chi l'avete lanciata? Allora, intanto, beh, assieme a me c'è Laura, che è la mia vice della sera. Eccola qua. Ciao, ciao Laura. La vedete bene. Allora, la sfida la lanciamo, e anche c'è, cioè, in maniera abbastanza agguerrita, al punto vendita di Cordenons, perché ogni volta si mette sempre in competizione con noi, no? Però non c'è storia, perché noi, voi che siamo il femminile, voi che abbiamo una marcia in più e tutto, quindi secondo me... Lo sfidiamo ufficialmente qui davanti a tutti. Lui e secondo me è un altro punto vendita che ci tengo, anche quello, il gruppo di il negozio di Cividale, che anche quello è sempre lì che si mette in competizione. Quindi oggi lanciamo una sfida pubblica a due punti vendita. E ovviamente non possono tirarsi indietro, anche perché insomma noi siamo il top, quindi certo. Sarebbe un po' come paragonare l'oro al metallo
Grezzo, certo. No, vabbè, ma mi fate impazzire, siete fantastica, quindi avete capito, è una doppia sfida, non una, certo. Io ne sapevo una, ma ne hanno due di sfide lanciate, quindi due, che carina Nadia, sottolinea due, certo. Quindi a buon intenditor poche parole, è vero? Vogliamo vederli, non ci accontentiamo. Ecco, esatto, non si accontentano magari di un messaggino così, no, li vogliono vedere, quindi il messaggio è arrivato, chiaro e forte. Senti, torniamo ancora appunto proprio su di voi, sulla vostra carica, che questa si capisce molto molto bene, un punto vendita sicuramente al femminile, che da sempre guarda molto anche all'aspetto umano, questo è un altro aspetto molto molto bello di voi. Infatti siete sempre in qualche modo al centro di eventi, perché so che insomma vi dilettate anche sotto i vari periodi di festività, Natale, ma non solo, insomma, con il caffè fiorfiore, dico bene, raccontaci qualcosa. Sai cosa? Allora, diciamo che in questo negozio i dipendenti, cioè diciamo, sono anche inseriti nel sociale, ci tengono particolarmente anche a far parte, diciamo, degli eventi delle nostre comunità. Tant'è che praticamente a settembre noi abbiamo uno stand e diamo il caffè nella Sagar Paesana, che c'è praticamente vicino a noi, dove ci sono tutti i nostri clienti. E poi praticamente fa conto che d'estate, a luglio, si svolge a Sacil l'Extreme Day, che è una manifestazione sportiva per sport estremi, dove noi abbiamo la nostra casetta in legno allestita con tutti i prodotti fiorfiore, praticamente diamo anche qui il caffè, promuoviamo i prodotti, diamo l'acqua perché lì fa molto caldo. E ti dirò che questa cosa è molto apprezzata dai clienti, come anche, per dirti, a Natale abbiamo una collaborazione con un paese vicino che è praticamente Stevenà, con Steve Natale, che praticamente questo paesino a Natale ha tutti i presepi praticamente nelle vie, nelle case, e noi abbiamo un punto ristoro dove diamo il caffè caldo, il tè e praticamente il panettone. Un'altra cosa che ci tengo molto a dire di questo negozio è che noi raccogliamo anche i tappi per la via di Natale, i tappi in plastica. Praticamente noi abbiamo una struttura ospedaliera che sarebbe appunto il CRO di Aviano, che praticamente purtroppo accompagna le persone, praticamente i loro familiari, e diciamo anche e soprattutto nella fase terminale, ecco, diciamo c'è la via di Natale. E praticamente qui vengono persone di tutta Italia e noi diamo questo contributo raccogliendo tutti i tappi, qui i clienti ci tengono molto, e questi tappi praticamente in plastica poi diventano dei soldini col quale, diciamo, la struttura ospedaliera può fare, diciamo, diverse cose, ecco, cioè può ampliare praticamente anche qualche macchinario e qualcosa. Certo, bello. Un'altra cosa ci tenevo a dirti, che Sacile, non te l'avevo detto l'altra volta, è conosciuta come Giardino della Serenissima, praticamente, anche perché passa a Livenza e quindi anche molto verde, come se fosse un giardino, tant'è che noi praticamente qui a Sacile, tra l'altro, siamo il punto vendita in Friuli che vende più fiori in assoluto. Infatti, ah beh, certo, non avevo dubbi Nadia, non avevo dubbi. Bravissima, infatti non potevo dubitare questo, però nel frattempo… no, no, assolutamente, però nel frattempo io vedo un'immagine tutta rosa, mi sei sparita, Nadia? Ah, ecco, è fantastica, mi stavo preparando, hai visto? No, vabbè, ma sei super, Nadia, sei super. E ovviamente Cordenonce e Cividale non hanno nulla a che vedere con noi, con queste esposizioni qua, giusto per rimanere in tema. Certo, salutiamo però anche gli amici di Cordenonce e Cividale. Salutiamoli comunque, che aspettiamo? Noi diamo sempre il diritto di replica, e quindi vi aspettiamo qua, perché non da farlo. Ecco. Dopo, già che c'ero, volevo anche presentarti, cioè, diciamo, qualche ragazza del mio punto vendita. Perché secondo me qui io ho anche, diciamo, delle eccellenze e delle particolarità. Beh, certo, non ho dubbi. Ad esempio, quella che ti faccio, che ti presento adesso, Vanina, è la nostra fashion girl praticamente che sta arrivando. Ecco, come può notare, la fashion girl. Bello. Mascherina e trucco, diciamo, ovviamente sempre abbinato. Lei ma è praticamente stupenda. Adesso aspetta che te la giro. Ecco, facciela rivedere un attimo, Vanina. Oh, questo smoke eyes un po', esatto, il trucco. Beh, anche il colore comunque del capello è molto particolare, diciamo la verità. Hai visto? Nulla è per caso, qui. No. Fa conto che lei ci dispensa sempre praticamente nozioni di moda, consigli, cose del genere, perché nel senso è proprio
il suo pane, come si vede anche, diciamo, da come è vestita e così, insomma. Certo. Adesso poi volevo... Sì. No, anche... no, prego, dopo passiamo anche... Sì, sì, no, no, raccontaci ancora di un'altra tua collega, poi infatti, passiamo dopo a Forlì. Aspetta che ti faccio vedere Chiara. Sì, ciao Chiara, lei... eccola. Pensa, ecco, Chiara è la dura dal cuore tenero, mi dicono. Bravissima. Hai visto che ho studiato? Sai che lei è la nostra caporeparto che passa tantissime ore qui pur avendo, diciamo, due figli che deve seguire, anche perché non so neanche come fa a gestire tutte le cose, non è da tutti, perché comunque... Molto brava. Sì, le mamme. Veramente. Possiamo dire... Ecco, sì. Un applauso in generale a lei, che rappresenta un po' tutte le mamme, le donne, mamme, insomma, che ovviamente devono sempre dividersi in tanti ruoli, insomma, professionali, ma appunto anche di mamma, anche perché so che ha dei figli piccoli, dico bene, ha dei bambini piccoli, quindi beh, insomma... piccoli, diciamo che sono adolescenti. Adolescenti. Che sono fuori casa. Ma per noi mamme sono sempre piccoli. Sì, esatto, per le mamme sì, insomma, adesso però coccolarli con una torta, sai, anche se si stanchi, però tutte certo. Le mamme sono brave. Sei brava, dopo tante ore nel punto vendita puoi andare a casa, la gestione dei figli, addirittura fare le torte, brava. I problemi a casa, quella forse è la fatica un po' più grande, però diciamo che ce la siamo cavata bene. Bravi, brave ragazze. Andiamo invece adesso in quel di Forlì, ovvero i Portici, per Coppi Portici, dove vedo che appunto di fianco a Stefania dovrebbe essere arrivato il suo vice, Ivan, dico bene? Sì, perfetto, ciao a tutti. Ciao, ciao. Tutto bene? Tutto bene, tu come stai? Si è fermato un attimo l'immagine sulla mia domanda sul tu come stai, però adesso confido assolutamente che il collegamento ripartirà, perché dovete sapere che appunto il vice di Stefania, appunto, che è direttrice, appunto Stefania, il vice Ivan ci parlerà di un filo diretto molto bello che a noi piace molto. È vero, mi senti Ivan? Mi sentite, ragazzi? Si sono un attimo frizzati, insomma, diciamo così, si sono un attimo fermati. Mi sentite? Ok, Ivan, ciao. Dicevo, ecco, so che hai da raccontarci di una cosa, certo, molto bella, di un aneddoto molto bello, di un filo diretto, sì. Raccontaci tu. Infatti è successa una cosa molto bella, di solito i fili diretti che ci inviano sono fili diretti dove la gente ha un disappunto, un qualcosa che non gli è andato bene, un qualcosa. Invece questa signora, gentilissima, ci ha scritto dicendo che in questo periodo durissimo ha trovato all'interno del nostro negozio una situazione bellissima, cordialità, gentilezza. Cioè, quando veniva a fare la spesa da noi si sentiva come sollevata. Cioè, a noi ci ha fatto molto piacere che da fuori ci vedono in questo modo. Certo, fra l'altro vi stanno scrivendo proprio, Ivan e Stefi, grandissimi, insomma, mille messaggi. Io voglio anche di nuovo, siccome ci sta scrivendo anche il nostro, devo dirlo, Giulio Bonomo. Giulio, dico solo questo, la mascherina, ce l'ho, scusate, ma insomma mi piace, perché devo dire che si sta creando una, voi lo siete già una gran bella famiglia, tutti voi che appunto lavorate nei punti vendita, però siete talmente coinvolgenti che ormai mi sento, devo dire, parte anch'io un po' del gruppo. Quindi bella questa cosa del filo diretto, e posso dire, sì, bello, molto bello. Molto bello, e anche molto bello che ci sia gente che sappia ancora dire grazie, perché non è così scontato. Bellissimo. È stata una cosa molto bella per davvero. Certo. Ci ha fatto molto, ma molto piacere. Dai, in questo periodo un attimino duro, molto duro, anzi, ci ha fatto molto piacere. Dai, però ragazzi, vi vedo giustamente provati da questo momento difficile, come appunto tutti quanti, però insomma torna il sole, poi dai, siete a Forlì, avete, sì, insomma, sì, sapete, sì, che il mio cuore, insomma, è un po' romagnoto, sì, la verità, poi dai, siamo... insomma, tornerà il sereno per tutti. Siamo vicino anche alla capitale, cioè Rimini, capito? Ecco, capito? No, vabbè, ridimmi quel capitolo che mi ricordavi Vasco Rossi, cioè ridimmi la frase. Siamo vicini. Noi, io? Noi siamo, sì, vicini, sì, alla capitale. Cioè, siamo a 30 km da Rimini. Mettici anche però il capito. Mettici anche il capito che hai detto. Capito? Ah, capito, sì. Capito? Capito, cioè, fantastico. Mi ricorda veramente il grande Vasco, che ovviamente salutiamo. Torniamo alle ragazze. Le ragazze super fashion di Sacile. Nadia, adesso ti hai di fianco. Fantastica. Nadia ci sta portando. Io mi sono già posizionata. Aspetta che ti faccio... Sì, aspetta che ti faccio conoscere
Allora, lui è Loris, praticamente. Ciao. Loris, il macellaio. Eccoci. Bravissimo, il campione praticamente della prova di cuoco. Macellaio, cuoco e posso dire soprattutto più volte campione della prova del cuoco. Bravissimo, complimenti. Grazie, grazie. Quindi una bella esperienza. Che così. Quanto tempo fa è stato? Bella, sono già passati 5 anni, ottobre 2015. Beh, insomma. Sì, però, è stata dai, un'esperienza bellissima. Fa strano a pensarci al momento, purtroppo che ci sono solo questi collegamenti, poche persone, mentre l'esperienza è stata nella quale c'erano un centinaio solo di tecnici in uno studio, per cui a pensarci fa strano, adesso siamo poche persone, c'è il distanziamento. È vero, cioè il distanziamento, però sono tutti vicini perché continuano a scrivere. Daniela scrive ciao Loris, non aggiungo, cioè no, ho scritto ciao Loris, Daniela, però non dico lei i cognomi, eccetera, però sono tutte le notifiche, voglio dire, la chat è pubblica, quindi è molto bello. Quindi state ricevendo un sacco di messaggi nonostante le distanze, nonostante le distanze. Quindi Loris, il nostro campione della prova del cuoco. Poi insomma, so che veramente Sacile è una fucina di protagonisti, di personaggi. Hai ancora sì, qualcuno? Infatti, Nadia, sì. Certo, certo. Allora, aspetta che adesso ti faccio conoscere la Marika, sì, che certo, è la nostra masterchef di Sacile, e che adesso ti faccio dire anche lei una ricetta gourmet che ha fatto di recente. Allora, lei è Marika. Sì, aspetta che la vediamo. Ciao Marika, noi ci salutiamo sulla fiducia. Ecco, adesso la vediamo. Eccola, ciao Marika. Eccomi, eccola. Ciao. Lei è la nostra masterchef di Sacile con le sue ricette gourmet, praticamente, che ci diletta la mattina di ciò che ha fatto cena al marito, la faccia solo bene al marito. Vuoi dirci una delle tue ricette? Vai, raccontaci, esatto. Visto che siamo in stagione. Sì. Allora, un filetto di triglia, semplicemente un po' arrostito con della paprika piccante in padella, adagiato su dei cubetti di melone con un po' di aneto sopra, un po' su un filo di olio con un po' di lime. Ah, molto buono, pochi ingredienti ma ben calibrati, che dicono essere proprio la caratteristica dei grandi chef, utilizzare pochi ingredienti. Allora Stefania, hai visto, insomma, sono super carichi a Sacile. Sono carichissimi, carichissimi. Prossima volta. Ti sento malissimo. Stavo dicendo, no, adesso stavo parlando un attimo con Forlì, con appunto la nostra Stefania. Stavo un attimo parlando appunto con lei, diceva, hai visto come sono carichi, però lo siete anche voi, perché fra l'altro so che un altro aspetto molto importante che rende molto anche agevole il lavoro sono le pettorine, dico bene, per gli allestitori che avete. Per noi l'esperienza di indossare queste pettorine è stata positiva, perché ci aiutava a tenere, ci aiuta tuttora a tenere le distanze e soprattutto a far sì che i clienti non ci si avvicinino troppo quando siamo in corsia o quando stiamo lavorando. Quindi anche questo cartello, tra virgolette, che portiamo addosso ci aiuta a far meglio il nostro lavoro e a far sì che anche chi è sovrapensiero si rende conto di aspettare un secondo e di mantenere le distanze, che sono, ricordo a tutti, importantissime in questo momento ancora. Certo, bravissima, hai fatto bene a ricordarlo, diciamolo sempre. Siamo purtroppo in chiusura e lo so che questo dispiace molto a Nadia, perché avrà sicuramente altri protagonisti da presentarci, però Nadia, tornerete tutti quanti, anche Forlì, dai, facciamo un prossima invito. Volta. Ecco, sì, perché ragazzi, certo, avete appunto, comunque abbiamo già conosciuto la Fashion Girl, Loris, quindi insomma, quelli che mancano le teniamo in serbo. La prossima volta, tutti i nostri artisti, tutti gli artisti anche di Portici. Ecco, ottimo, tutti gli artisti anche di Portici, della bellissima Forlì, che insomma veramente ti mandiamo un grandissimo bacio. Allora ragazzi, davvero, davvero grazie per essere stati qui con noi. Tra l'altro sono grazie dai, a voi. Facciamo così, Stefania, al volo, per chi non lo sapesse, la piada con lo squacquerone. Cos'è lo squacquerone? Allora, lo squacquerone è un formaggio tipico della Romagna, molto molto liquido e leggermente asprigno come sapore, non è molto dolce, ma quella è proprio la sua caratteristica, che però si sposa sia per la liquidità che per l'acidulità benissimo col prosciutto. Quindi piada, squacquerone e un po' di rucola col prosciutto,
è una cena perfetta, è un momento di convivialità per tutta la Romagna, per tutte le zone della Romagna. Quindi c'è, consiglio a tutti di provare il fior fiore squacquerone, perché nella gamma del fior fiore c'è, così ci si abitua un po' a questo sapore particolare, che però è la sua caratteristica principale, insomma, questa acidulità un po' che lo rende unico nella sua località, perché è un formaggio tipico romagnolo, insomma. Certo, certo. Grazie allora, ragazza, anche per queste ricette che ci avete regalato. Grazie davvero per quello che fate tutti i giorni, come si vede con il sorriso. Allora, noi ci salutiamo come sempre con le loro cartoline, ovviamente, perché Saluti la Coop deve terminare giustamente con le loro cartoline, e noi ci vediamo domattina, precisi e puntuali, se volete, 9:30 per un altro viaggio enogastronomico, grazie proprio a Coop Alleanza 3.0. Ciao!